Ciao, appassionati di calcio! Benvenuti su Top Sport News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sportive. Se siete nuovi qui, iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo dello sport. Oggi parliamo del Napoli e delle sfide iniziali che ha affrontato in questa stagione. In un'intervista al Mattino, Walter Sabatini ha condiviso le sue opinioni sul difficile avvio di stagione del Napoli e sul suo allenatore, Rudy Garcia, che molti considerano già a rischio. Sabatini non sembra condividere questa prospettiva e afferma che è un'esagerazione mettere in discussione il tecnico così presto. Sottolinea l'importanza di dare agli allenatori il tempo di capire il gruppo e la psicologia dei giocatori. Secondo lui, è fondamentale entrare nello spirito della squadra. Il Napoli ha affrontato delle sfide psicologiche, anche a causa del successo dell'Inter. Tuttavia, Sabatini crede fermamente che il Napoli possa ancora competere per lo scudetto. Sottolinea che la squadra ha un obbligo morale verso i suoi tifosi, dato che lo scudetto è cucito sulla maglia. Anche se potrebbe non vincerlo per pochi punti, Sabatini crede che lo spirito e la determinazione del Napoli rimarranno intatti. Ma non è tutto. Passiamo ora alle dichiarazioni di Massimo Brambati, che fanno luce su una prospettiva interessante riguardo alla situazione al Napoli. Durante il suo intervento a TMV Radio, Brambati ha condiviso una conversazione con il procuratore di un giocatore importante del Napoli. Questo calciatore, rimanendo anonimo, ha condiviso con il suo procuratore una prospettiva interessante. Crede che ci sia un abisso tra l'ex allenatore Luciano Spalletti e l'attuale tecnico Rudy Garcia. Ma quanto è profondo questo abisso? Brambati non ha approfondito ulteriormente, ma ha sottolineato che questa non è una convinzione isolata. In effetti, sembra che diversi giocatori condividano questa stessa opinione. Quando un nuovo allenatore arriva dopo una figura carismatica come Spalletti, i paragoni sono inevitabili. Brambati suggerisce che Spalletti era più di un semplice allenatore, era un leader. Tuttavia, sembra che il suo approccio tattico abbia creato qualche sfida all'interno della squadra. La sostituzione inopportuna nel match contro il Genoa è stata vista come un messaggio ambiguo alla squadra, sottolineando il suo ruolo dominante, ma al momento sbagliato. E voi, cosa ne pensate di queste dichiarazioni e dell'attuale situazione al Napoli? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Non dimenticate di mettere like a questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sportive. È stato un piacere avervi qui su Top Sport News. Ci vediamo alla prossima!